che le partite poi si giocano in campo. Io sono contento di quello che noi abbiamo fatto per quanto riguarda proprio l'abnegazione, la volontà, il non mollare mai. Io credo che devo fare anche complimenti all'avversario, perché è stato un avversario ostico, lo sapevamo, veniva anche da delle partite e una sequenza di gare in maniera positiva. Credo che nel primo tempo loro si sono affacciati forse l'unica volta e per l'ennesima volta abbiamo preso gol. È questo che mi rammarica, perché oggi la squadra ha costruito anche oggi nel nostro momento migliore. Noi siamo andati 2 o 3 volte il primo tempo proprio a tu per tu col portiere. Anche il secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni, ricordo una nitida così con Guida. Ma ragazzi, alla fine stiamo qui da forse 6 gare a dire sempre forse l'unica cosa, e allora dobbiamo essere più cattivi, più determinati. Non basta giocare bene e fare tutta questa mole di gioco, perché vediamo anche che alla prima occasione, perché nonostante io faccio veramente i complimenti all'allenatore e alla squadra, perché hanno fatto una gara all'altezza della situazione, poi anche con un pubblico, venire a giocare qua è difficile e sarà difficile per tutti. Però mi sento di dire che il primo tempo si sono affacciati solo una volta e dobbiamo essere anche tutti onesti che è stato così. Caso contrario, noi abbiamo avuto delle palle gol nitide che ancora una volta non abbiamo sfruttato appieno. E non è che ne possiamo fare 10, 11. La gara si può vincere anche come stiamo vedendo adesso i mondiali, no? Un'azione da gol del Marocco è arrivata in semifinale, ma sono già 4 partite che giocano in quella maniera. Non bisogna fare sempre 10, 11 azioni da gol e poi concretizzarne soltanto una. E alla prima occasione prendiamo gol. Questa è una critica costruttiva che mi faccio, ci facciamo e dobbiamo lavorare ancora sotto, perché il dispiacere più grande è che quando tu arrivi lì e non assapori la vittoria ti senti tra virgolette di impazzire, perché è il nostro unico risultato che vogliamo. E alla prima occasione che si presenta una squadra avversaria a farci e ci fa gol. Perché io sfido chiunque se non è stato così. Poi complimenti alla squadra avversaria, come ho detto prima, li faccio sotto l'aspetto dell'abnegazione, sotto l'aspetto del che erano ben messi in campo, sotto l'aspetto dell'agonismo, sotto l'aspetto della corsa. Poi le ho tentate tutte, perché come ho detto fin dal principio, noi dobbiamo provare tutto il possibile tatticamente per poter agguantare o vincere la gara. E quindi secondo me ci poteva stare anche prima il pareggio e la potevamo anche, perché questa squadra in questo momento appena lì vuole uno schiaffo lo prendiamo noi. Di lusso? No, io non la vedo così, dai ragazzi, dai, dobbiamo essere. Ma le partite durano 50 minuti, le partite durano 50 minuti, prima c'era un rigore che l'arbitro, il guardalinea, aveva segnalato. Io non sono abituato a parlare degli arbitri, perché come si sbaglia noi sbagliano anche la terna arbitrale, però su Casoli c'è il guardalinea che sbandiera per il rigore prima e poi tutte le occasioni da gol, poi è chiaro non le concretizzi, ma le partite durano 95 minuti, anzi a non arrendersi siamo stati bravi, a non arrendersi si è bravi. Poi ripeto, se vogliamo vedere solo la vittoria non c'è stata, però dobbiamo anche analizzare bene la partita, dobbiamo essere onesti. È chiaro, non ci soddisfa, non soddisfa voi, non soddisfa me, non soddisfa i ragazzi. No, il primo tempo, no, se noi andavamo in vantaggio 2 o 3 volte non era... Abbiamo subito. Ascolti, io non... È soggettiva la cosa. In 2 partite non hanno fatto una parte. Sei d'accordo? Perché abbiamo sbagliato i gol, una l'abbiamo buttata lì, l'altra l'abbiamo buttata fuori, quella che non ha fatto una parata. Il salvataggio anche sulla linea il secondo tempo. Non è l'unica cosa che doveva fare, buttare la palla dentro per Ferrari il primo tempo, che era un calcio di rigore di movimento. E poi il resto... Lì cambiavamo la partita.
Ma allora, e quante volte si è affacciata magari la squadra avversaria? Questo c'è tutte e due squadre hanno tirato molto più dinamismo sicuramente da parte dell'Aquila, che insieme hanno giocato molto più dinamismo. Ma io rispetto quello che voi dite. E non sto qui a difendermi o a difendere la mia squadra, la vedo in questa maniera qui e rispetto voi che la vedete nella vostra maniera, però a metterci sotto secondo me non è stato la vedi in una maniera, io la vedo in un'altra maniera, ciò non vuol dire che il risultato finale non soddisfa entrambi. Qua non so a giustificarmi. Sto solo dicendo che anche io, anche i ragazzi, siamo rammaricati che non abbiamo preso una vittoria. Però io devo guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e come ha detto anche il collega, se mette quel rigore in movimento, che dobbiamo fare? Alla fine se fai gol uno più dell'altro, però non arrendersi mai, aver coraggio, non mollare, modificare in corso. I ragazzi che sono entrati hanno dato quel loro contributo. Io credo che si debba iniziare un po' a vederla in maniera diversa e non solo per il risultato. Quanto importante sia il risultato, perché il risultato è importantissimo e cambia la partita. Però il problema, se c'è un problema, almeno da quando sono arrivato io, che facciamo tanta mole di gioco e finalizziamo poco. E il primo responsabile sono io. Significa che devo far allenare di più quello che è quello che ci sta mancando in questo momento. E alla prima occasione ci fanno gol. In maniera alternata dovevamo farlo, anche perché poi in quel momento, quando noi lanciamo la palla, noi la chiamiamo, e magari avendo Ferrari, avendo Favetta, dobbiamo andare a beccare la figura di queste due persone, perché poi ci siamo messi anche con un tre quarti, con due esterni, con due attaccanti e due centrocampisti. Dovevamo, però dici bene che spesso e volentieri è stato esagerato. Invece noi dobbiamo avere più calma, più tranquillità a far girare più la palla, soprattutto quando poi è entrato anche Atteo da tre quarti, che si doveva venire a mettere magari in una posizione. Dici bene che l'abbiamo forzata fin troppo, però in alcune occasioni noi lavoriamo anche su questa situazione qua, che non deve essere, dobbiamo alternare. Però dici bene che l'abbiamo forzata fin troppo e dovevamo avere molta più serenità, calma, girare un po' la palla e trovare la verticalizzazione giusta. Io in questo momento è anche brutto dire così, però la classifica dobbiamo guardare noi. Noi dobbiamo fare la corsa, come ho detto la scorsa settimana, su noi stessi. Dobbiamo vincere noi. Dobbiamo vincere noi, dobbiamo migliorare noi e dobbiamo insistere nel lavoro. Più di questo non si può fare e dobbiamo avere più fiducia. E la società sa quello che è. Lavorano tanto e si condivide e sanno dove quello che devono fare. Si potrebbe sentire meglio un attaccante tipo Ferrari, che viene da 4 gol di 6 segnati? Si potrebbe sentire un po' meglio? Oggi abbiamo creato una palla gol che credo che è stata servita sul piatto d'oro. Poi i gol si sbagliano, come sbaglia l'allenatore. Io sono il primo responsabile, perché se sbagliano i giocatori è perché sbaglio io. E insisterò ancora sul lavoro. Apprezzo la grande determinazione che ha questa squadra. Io sono molto fiducioso, anche se in questo momento magari qualcuno mi può prendere per pazzo, e credo che solo con il lavoro si possono ottenere i risultati. Non si molla di un centimetro, si lavora sodo, e i ragazzi sono consapevoli di questo, ma loro non si tirano indietro. E oggi, quando si pareggia, poi alla fine, dopo che si sono sbagliate delle occasioni di gol dove poteva essere una partita tra virgolette, no? Diversa, nonostante, ripeto, un avversario che faccio i complimenti a lui e al suo allenatore e all'ambiente, perché oggi per la prima volta ho visto anche un ambiente e una partita di calcio che fa la differenza. Compartecipi. E posso dire solo quello, posso dire solo che dobbiamo, possiamo e abbiamo margini di miglioramento.
ma io parlo in maniera corale e in maniera anche individuale, mettendo fine a quello che è: se uno ci deve fare gol, ci deve fare gol sotto l'incrocio, ci deve fare gol di nobile fattura, come li facciamo anche noi.